Buongiorno a tutti amici telespettatori, amiche telespettatrici. Oggi venerdì 10 marzo, siamo quasi in procinto per cominciare il weekend, quindi è un'ottima occasione per noi cominciare questa puntata dandovi qualche consiglio su che cosa fare. E lo faremo con uno storico dell'arte, il direttore di Villa Manin Erpac, il dottor Guido Comis. Benvenuto. Benvenuto direttore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Dottor Comis, intanto grazie per essere venuto oggi qui in studio. Sarà uno degli appuntamenti che faremo nelle prossime magari settimane, perché lei si occupa non solo di Villa Manin ma anche del Magazzino delle Idee di Trieste, di cui magari parleremo in un'altra puntata quando lei tornerà a trovarci. Quindi lei comunque storico dell'arte, curatore di musei nazionali ed internazionali, tra cui ricordiamo Zurigo, Torino, Biennale di Venezia, Galleria d'Arte Moderna di Udine e infine Villa Manin. Da quanti anni si occupa della Villa Manin? Dalla fine dal settembre del 2019, quindi sono 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo che si sta occupando di tutte queste mostre, di cui appunto ricordiamo la più imminente, quella che è in corso fino al 14 maggio, Guerra all'Arte. Ci vuole raccontare qualcosa di come è nata l'idea di questa mostra e che cosa i telespettatori possono trovare venendo in Villa Manin? Allora, sì, solo faccio una piccola premessa, perché oltre a occuparmi delle mostre di Villa Manin, mi occupo di Villa Manin in generale, che appunto è un grande edificio, come tutti sanno, ma ha anche un grande parco, quindi le attività sono molto intense, quindi le mostre rappresentano solo un aspetto di questo lavoro che è estremamente interessante e vario. Da che sono arrivato nel 2019 abbiamo cercato di riportare l'attenzione sempre più sulla villa. Perché? Perché la villa è stata sede, è molto nota per questo, di grandi mostre nel corso del tempo, è naturalmente anche la sede di concerti che fra l'altro verranno riproposti quest'estate e già oggi probabilmente li annunceremo pubblicamente, ma nel corso del tempo, proprio perché è stata sede di molte iniziative, non ha rivolto molta attenzione su se stessa e sulla propria storia, che è una storia ricchissima ed è una storia molto più ricca di quella che abitualmente si racconta, perché ci si concentra molto spesso sul Settecento, che è il periodo più naturalmente più fastoso, sulla visita più o meno gradita di Napoleone, sul Doge Manin, ma appunto la storia della villa è proseguita ben oltre e la villa è stata al centro di molti episodi felici e infelici, di decadenza anche, e appunto nel corso di questi 3 anni abbiamo organizzato una serie di mostre e anche un percorso multimediale per raccontare la villa. E in particolare, proprio poco dopo il mio arrivo, avevamo organizzato una mostra che si intitolava Il Re, il Kaiser e le Oche, che raccontava attraverso fotografie 80 anni circa di storia di Villa Manin, cioè fra la fine dell'Ottocento e il momento in cui era stata poi acquistata dalla regione Friuli Venezia Giulia. E uno degli episodi che erano stati toccati da quella mostra riguardava la Seconda Guerra Mondiale, quando per alcuni anni la villa diventa luogo di deposito di tutte le opere provenienti dal Friuli Venezia Giulia e anche dall'Istria, che era il territorio allora controllato dalla soprintendenza che aveva sede a Trieste, opere che si volevano proteggere dal rischio che venissero danneggiate nel caso di bombardamenti. E qui appunto vediamo delle immagini della villa adibita appunto a deposito di opere. E recentemente, in questi ultimi anni, la soprintendenza ha condotto degli studi molto approfonditi su questa storia, sulle iniziative che erano state intraprese per la protezione dei monumenti storici durante la Seconda Guerra Mondiale, e ci è sembrato molto interessante riproporre questo tema, ma ampliando lo sguardo, quindi non limitarci a quello che è successo a Villa Manin, ma in generale a tutto quanto è stato fatto in Friuli per proteggere le opere d'arte, i monumenti storici, in un periodo appunto evidentemente in cui erano messi in grave pericolo, perché non
di solito appunto non si fa caso al fatto che oltre alle persone, che evidentemente sono una priorità, però si bisogna anche tutelare il patrimonio storico. E quindi in queste sale della villa che abbiamo un po' allestito per cercando di riprodurre anche l'atmosfera di quegli anni, abbiamo, vedete, messo delle casse che ricordano quelle che affollavano le sale di Villa Manin, appunto fra il 40 e il 43 in particolare. Ciao, diciamo, si possono vedere immagini che documentano queste diverse iniziative, e molte di queste riguardano anche le iniziative intraprese a Udine per proteggere i monumenti storici. Per esempio, si vede l'arca del Beato Bertrando, completamente avvolta da una grande cassa di legno, perché quella non poteva essere spostata. A Villa Manin sono state portate le opere che potevano essere trasportate, ma molti dei monumenti non potevano essere trasportati, evidentemente. Per esempio, si possono vedere nelle foto, ecco queste, gli affreschi di Tiepolo del Palazzo Arcivescovile, protetti da assi di legno e i soffitti rinforzati, in modo che fosse successo ci fosse stato un bombardamento, sarebbero stati almeno in parte protetti. Un caso tragico documentato dalla mostra è invece quello della chiesa di San Francesco, che è andata a fuoco perché era stata utilizzata come deposito di banchi di scuola, che quindi in occasione di un attacco incendiario si sono infiammati e quindi hanno poi dato origine a un incendio che ha devastato la scuola. Le foto che sono esposte però sono affascinantissime, proprio. Infatti, le vediamo, sono davvero un ricordo del passato, quasi viene nostalgia, sembra quasi di aver vissuto a volte quei tempi. No, noi abbiamo cercato appunto di richiamare quell'atmosfera perché le immagini sono estremamente suggestive e purtroppo bisogna dire che è una mostra che anche tocca dei temi di attualità, perché Certo. evidentemente questo problema, se non si pone qui, fortunatamente oggi si pone altrove, e i richiami all'attualità sono talmente evidenti che non ci è neanche sembrato necessario così richiamarli attraverso delle immagini. E questa però, diciamo, è solo una delle mostre che Perché appunto avete in serbo un ricco palinsesto, come si può assolutamente. dire, per questi i prossimi mesi. Sì, infatti, perché una cosa che va sottolineata è questa, che questa mostra rappresenta un primo appuntamento di riapertura del corpo gentilizio della villa, che è stato chiuso a lungo. La villa non è mai stata chiusa, tengo a precisarlo, ma nel senso che tante cose, appunto le iniziative a cui accennavo prima, si sono svolte, e quindi abbiamo anche realizzato un percorso multimediale per raccontare la storia della villa, oltre a Eccomi, quella. mi perdoni se la interrompo. Questo percorso multimediale in cosa consiste esattamente? Allora, adesso si compone di tre diverse tappe. C'è un tavolo tattile che racconta la storia della villa, spiega come mai una famiglia abbia deciso di costruire una reggia, letteralmente, in mezzo alla campagna friulana, da dove venisse questa famiglia. Racconta come si è sviluppata l'architettura, perché Villa Manin ha assunto la forma in cui la vediamo oggi nel corso di un secolo, e quindi c'è un aspetto di questo tavolo che permette di ricomporre pezzo per pezzo, di vedere l'architettura comporsi nel corso appunto dei decenni, pezzo per pezzo, e capire come mai o come e quando abbia assunto la fisionomia. E poi appunto contiene moltissime altre informazioni. È una cosa tattile, multimediale, insomma interattiva, che presuppone la partecipazione dello spettatore. Poi ci sono dei quadri animati, alcuni dei personaggi più celebri che hanno frequentato la villa ci raccontano, animandosi da dei dipinti, che cosa la villa abbia rappresentato per loro. Il Doge Manin spiega naturalmente, Emozionante questa ma cosa. è un modo che speriamo sia efficace e non noioso per raccontare però aspetti significativi della storia della villa, al di là appunto della sua così aspetto scenografico. Ancora c'è Napoleone, insomma, tutti coloro che ci possiamo immaginare, e poi altri. Ci manca solo il fantasma che agiti le catene durante le Ma adesso stiamo visite. lavorando ancora dei nuovi programmi, e quindi non escludiamo che anche i fantasmi si Potrebbe possano essere una materializzare. mostra con un Sì. No, ma a percorso proposito esperienziale. di fantasmi, in realtà
c'è un'altra installazione multimediale che riguarda il Trattato di Campo Formio, e in cui si spiega una specie di, così, di proiezione avvolgente che in modo teatrale racconta quali sono stati i termini del Trattato di Campo Formio, come mai è stato sottoscritto a Villa Manin, che storicamente sembra mai accettato, certo, anziché a Campo Formio, e che cosa prevedeva esattamente il trattato, e tanti altri appunto aspetti. E queste, le figure che lo animano, sono delle specie di apparizioni un po' appunto come dei fantasmi, quindi insomma il tema dei fantasmi certamente c'è, è presente. C'è anche qui. Lei prima ha accennato appunto ai concerti e ci hanno già mandato un messaggio e chiedono che concerti potremo vedere quest'estate a Villa Manin, perché ecco, mi sono dimenticata, i telespettatori possono scriverci e fare delle domande al 349-3881-741. Appunto, i concerti verranno annunciati oggi, preferisco non bruciare, come si dice, la notizia, lasciamola, però posso già annunciare ai telespettatori che oggi avranno almeno una diciamo parziale risposta a questa domanda. Dico parziale perché, come ormai credo sappiano, i concerti si tengono sia nella Piazza Tonda che nel Parco di Villa Manin. Abbiamo una doppia programmazione, quindi oggi annunceremo due dei concerti che si terranno nella Piazza Tonda, che sono i più importanti, e poi nelle prossime settimane altri aspetti del programma. Quindi magari facciamo attenzione a quello che verrà annunciato nei prossimi giorni. E oltre a questa mostra imminente c'è un appuntamento che è già da diversi anni, che è quello del 18-19 marzo nel giardino del Dojo Manin, giusto? È un evento che sarà quindi non questo weekend ma il prossimo, quindi avete delle dritte sia per questo weekend che per il prossimo, grazie al dottor Comis. E in cosa consiste esattamente? Allora, questo appuntamento florovivaistico è appunto un'occasione in cui il parco di Villa Manin si anima con vivaisti che propongono le loro, diciamo, specialità botaniche. Appunto è un'occasione per comperare evidentemente, ma anche per informarsi su quello che, perché appunto si tratta di vivaisti, quindi non semplicemente di venditori di piante, certo, ma coloro che le coltivano in prima persona, quindi è anche il pubblico, diciamo il parterre degli stand è molto qualificato. Ma oltre all'occasione per comperare o informarsi sulle piante, c'è l'occasione per assistere a delle presentazioni, a partecipare a visite guidate che organizziamo in questo caso, intrattenere i bambini, ci saranno delle cacce al tesoro, ci sarà l'occasione per cimentarsi nella slackline, che sarebbe quella fettuccia di nylon tesa fra gli alberi su cui bisogna stare in equilibrio, quindi insomma chi poi vuole avere l'occasione per girare gli stand in tranquillità può anche affidare i bambini sapendo che anche loro verranno intrattenuti. In sicurezza, quindi per tutte le età e per tutti i gusti, davvero un appuntamento all'aria aperta finalmente. È previsto bel tempo, speriamo? Ma diciamo, di solito ormai piove pochissimo e questo può rappresentare un problema per i vivaisti, ma spero appunto rappresenti un'opportunità invece per il pubblico per fare un giro gradevole. Ma io, oltre a ringraziarla per questi consigli, le volevo chiedere, lei da storico, se non avesse vissuto in questo periodo, in quale epoca le sarebbe piaciuto vivere? Ma allora, mi piacciono dal punto di vista così architettonico e stilistico molto l'inizio dell'Ottocento, quindi in realtà Villa Manin è vero che è stata costruita soprattutto nel Settecento, ma può rappresentare anche un luogo ideale, ma mi piacciono anche molto, non dal punto di vista politico ma stilistico, gli anni venti del Novecento, lo stile déco, così,
diciamo, ecco, forse il neoclassicismo e Decò sono i miei due momenti preferiti, se devo fare una scelta. E per quanto invece riguarda la Villa Manin, le è mai capitato di fermarsi fino tardi in ufficio e magari desiderare di fermarsi anche a dormire dentro la villa da solo e respirare l'odore del passato? Allora, in realtà la villa ha delle residenze, ospita appunto anche delle residenze teatrali soprattutto, e quindi ha a disposizione delle stanze. Quindi se avessi avuto questo desiderio avrei potuto soddisfarlo, e mi è capitato molto spesso di fermarmi lì fino a tardi la sera. Devo dire che no, non mi è mai venuto in mente di dormirci, perché a Villa Manin si patisce un po' alla lunga l'isolamento. E ho forse, capito. Ecco, devo dire che un problema che andrà risolto è anche quello dei collegamenti, perché oggi ancora è necessario avere avere una la macchina macchina per raggiungerla. Bene, allora intanto la ringraziamo per queste belle storie che ci fanno tornare al passato, anche perché sono sempre molto emozionanti, lei ha saputo raccontarcele davvero con passione. E ci diamo appuntamento magari fra qualche settimana per invece parlare dell'altra residenza che lei segue. E vi ricordiamo che sul sito di Villa Manin possono prenotarsi, giusto, per le sì, visite guidate. Sì, ecco, una precisazione importante: il giardino del Doge Manin presuppone, questa la manifestazione florovivaistica del 18-19 marzo, presuppone una prenotazione oppure il pagamento di un biglietto del prezzo simbolico di 3 euro. Certo. Quindi ecco, invito tutti coloro che già sanno che visiteranno nel giardino del Doge Manin, appunto, a prenotarsi sul sito. Sul sito. Io la ringrazio e noi, cari telespettatori, ci fermiamo un attimo per la nostra ricetta del giorno. Oggi abbiamo Emira Zurappi che ci presenterà un buonissimo risotto. A tra poco. Ciao Antonella, oggi faremo un risotto con la barbabietola e burrata, che è una ricetta facile, deliziosamente equilibrata insieme. Gli ingredienti che utilizzerò saranno il risotto, la barbabietola rossa, il burro, il parmigiano e la burrata, il sale. Quando il risotto è ben tostato ed è bello caldo, allora lo bagneremo con il nostro brodo. Questa ricetta si può utilizzare anche nelle festività oppure di domenica, perché è molto semplice, però è di impatto ed è molto buona. Ora, quando il riso è caldo, possiamo bagnare ecco, deve fare esattamente questo rumore qua. Adesso metteremo a metà cottura un cucchiaio di barbabietola, così prende un po' di colore. Il resto lo metteremo alla fine. Facciamo una mantecatura alla fine. Adesso mantecchiamo. Che ha assunto questo bel colore, adesso sarà ancora più intenso. Formaggio, burro, cambiamo, prendiamo questa e mantecchiamo. Ecco qua, adesso stiamo impiattando il risotto che è stato mantecato, battiamo un po', ok, mettiamo un po' di burrata sopra, mettiamo delle erbe, che sono queste qua, sono delle erbe di stagione.
Ovviamente in ogni stagione possiamo cambiare le erbe che utilizziamo. In questo caso ho messo un po' di finocchietto, un po' di mentuccia. Ciao Antonella, il piatto è pronto, buon appetito! E noi continuiamo il nostro viaggio, questa volta andando a Hong Kong, perché siamo in collegamento via Skype con un amico. Lui è un musicista e art dealer che all'età di 52 anni ha deciso, friulano, ha deciso di trasferirsi a Trieste. E io do il benvenuto a Franco Savadori. Ciao Franco! Buona Ciao. Giornata a voi! A tutti i telespettatori, ciao Antonella, sono ciao, felice Franco. Di essere in contatto con te e di essere qua in questo momento e di raccontarti tante bellissime cose da Hong Kong. Che tempo fa adesso da Hong Kong? Com'è? Intanto che ore sono? Allora, noi abbiamo 7 ore di differenza, siccome il sole sorge ad est, ovviamente noi siamo 7 ore avanti rispetto a voi. Per cui adesso sono le ore 17:15. Per ecco. Cui il tempo è meraviglioso. Abbiamo in questo momento 25 gradi centigradi. Il sole è riuscito a splendere tutto il giorno. Il mare è adamantino e abbiamo fatto tante già belle nuotate. Molto bene, ma e allora da triestino che ama il mare appunto, che comunque sì. Tu hai vissuto non solo, sei nato a Trieste ma hai vissuto a Udine in altri posti del Friuli, Gorizia, Venezia, Giulia, esatto. Sì, a Sauris. Ecco, a Sauris con tutte le tue attività, perché lo ricordiamo, tu sei anche sommelier, sei una fucina di idee, veramente ti appassionano tantissime cose. All'età di 52 anni hai deciso però di ascoltare la tua vocina interiore che ti diceva vai. Vuoi raccontarci che cosa ti ha guidato? Allora, cosa mi abbia guidato, lo sai, i moti ultimi sono molto difficili da spiegare, da esplicitare. Però possiamo dire che innanzitutto è successo un qualcosa a livello privato e spesso alla base di queste scelte ci sono degli eventi piuttosto traumatici, e nel mio caso purtroppo la fidanzata, la donna con cui vivevo da tanti anni, purtroppo è morta. E quando ciò è successo io ho capito che era il caso di voltare pagina e ho deciso. E ricordo benissimo proprio il giorno successivo alla sua morte, ho deciso che avrei cambiato città, che avrei cambiato posto, che avrei cambiato o che avrei continuato nella mia imperitura ricerca. E quindi hai affrontato l'ignoto senza paura e non l'hai fatto da solo, giusto? Hai deciso, hai comunque pianificato un piano B, chiamiamolo così, che poi è diventato il piano della tua vita, il piano sì, A. Sì, sì, come, sì. Come... Io l'ho fatto, ho avuto la fortuna in questo caso di avere un socio che è parzialmente ancora tale, e che si chiama Alberto Alnesi, e che anche lui è un triestino che ha vissuto tanti anni, anzi lui ha una casa ancora a Lumignacco, dove ha vissuto e dove ha lavorato per tanto tempo, e noi abbiamo deciso di trasferirci. Lui perché ha detto io voglio cambiare vita, voglio andare oltre, voglio vedere cosa c'è oltre la cortina, ed io perché avevo proprio la necessità appunto
per ragioni di chiamata, potremmo dire così, avevo la necessità di farlo, per cui ci siamo trovati assieme e tu lo sai, Antonella, che fare le cose in solitudine è molto più difficile che non farle con qualcun altro. Quindi in un certo senso avrete avuto sicuramente magari dei momenti di difficoltà, avete pianto uno sulla spalla dell'altro nei momenti difficili. A dire la sincera verità, Alberto è uno tosto e io anche. Io sono tosto nel senso che sono incosciente, lui è tosto perché è una persona molto determinata, per cui siamo arrivati qua. E ci siamo calati subito nella realtà di Hong Kong, abbiamo cercato di decodificare, di capire al meglio quelle che erano le dinamiche della città, capendo che noi non eravamo i grandi fichi italiani che andavano ad insegnare un qualcosa alla più grande civiltà che quella cinese, ma che eravamo degli umili o anche dei bravi, diciamo, specialisti nel nostro ambito, che potevano essere utili in questo contesto, ma che allo stesso tempo affrontavano anche un viaggio di conoscenza e un viaggio di nuova consapevolezza. Ma infatti comunque noi siamo qui oggi e ti ringraziamo per questo collegamento, perché il messaggio che vogliamo dare ai nostri telespettatori è proprio questo, no? Che nella vita spesso arrivano dei segnali e noi non li sappiamo cogliere perché siamo distratti e non siamo attenti a quello che è una persona a volte incontrata per strada o dei messaggi che non notiamo ci fanno capire in realtà che sono delle vere e proprie sincronicità, giusto? Sì, ecco, dici giusto. Antonella, tu hai colto, perché sei una donna intelligente e sei anche tu a tua volta una sperimentatrice proprio per quello che stai facendo. Stai cercando di coagulare differenti personalità, differenti esperienze, proprio per rendere questo tuo magazine molto più vivo. E tu dici una cosa giusta nel momento in cui affermi che il più delle volte è la paura. Il più delle volte la convenzionalità che le persone dicono: ma no, ma io a 52 anni sono troppo vecchio, ma non so cosa. Invece no, so cosa lascio. E direi che l'età mi ha avvantaggiato, avendo, spero, un certo tipo di esperienza pregressa che mi ha permesso anche di affrontare con maggiore lucidità e di vedere le cose anche con un piglio filosofico più leggero. E avere una certa età va bene a livello di esperienza, però non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo rimanere giovani, nel senso che dobbiamo rimanere sempre aperti. E soprattutto dobbiamo continuamente resettare, adesso si parla di grande reset, ma io direi che è sempre utile fare un reset quotidiano di tutti quelli che sono i nostri limiti e di tutte quelle che sono anche le nostre convenzionalità. Ecco, la convenzionalità, l'abitudinarietà è quanto, secondo me, ostacola di più la crescita e ostacola anche il senso dell'avventura, che è qualcosa di fondamentale perché l'esistenza, mi si permetta, è una continua avventura, nel senso che non sappiamo mai cosa accadrà domani. E noi qui abbiamo già un telespettatore che ti ha riconosciuto, che scrive: grande Franco, speriamo che diventi un appuntamento fisso in questa trasmissione, una fucina di idee e di sapienza. Qui ci sono gli amici che scrivono. Allora, io ringrazio tutti gli amici e voglio anche dire grazie agli amici, perché sono stati loro ad insegnarmi tante cose, suggerirmi tante cose. E l'amicizia è valida nella misura in cui è uno scambio ed un aiuto reciproco, come si diceva prima nel caso mio e di Alberto, che con tutte le nostre grandi, o anzi in virtù proprio delle nostre grandi differenze caratteriali e attitudinali, abbiamo potuto fare un passo così importante senza che in realtà questo passo risultasse assolutamente traumatico. Quindi
Tu parli spesso dei giovani, no? Che sono spesso demotivati, hanno paura di fare delle esperienze diverse, sono stati forse un po' troppo abituati a essere, avere la vita programmata, giusto? Più che altro assorbono spesso cosa succede. Io comprendo che anche i genitori siano delle persone che ovviamente pongono attenzione al benessere dei figli, però facendo ciò diventano spesso, soprattutto le madri italiane, diventano spesso troppo chiocce. Per cui questo è un limite. Cioè a un certo punto uno si deve rendere conto che la globalizzazione oggi ha portato determinate conseguenze magari non propriamente positive, ma dà anche la possibilità, e lo si vede a questo nostro incontro, io vi sto parlando da 12.000 chilometri ed è come se fossi a Martignacco, per cui dico non ci sono problemi, per cui abbiamo anche tante cose che sono positive. Il ritornare in Italia, se io devo ritornare in Italia, lo faccio e lo faccio in un giorno e mezzo con i mezzi aerei che abbiamo oggi. Per cui non è che ci sia un grande problema. Io continuo ad essere in Italia con la mente, nel senso che sono sempre connesso con i miei amici, ma allo stesso tempo ho anche la possibilità di introitare una cultura antichissima e di starmene oggettivamente a 12.000 chilometri di distanza, dove ho trovato una nuova ubicazione, ho trovato una moglie, perché mi sono sposato a 54 anni, mi sono sposato per la prima volta con una donna di Pechino, che è una donna favolosa, e perché questa nuova città mi ha dato la possibilità di vedere quanto sbagliata sia l'idea che noi abbiamo spesso in Italia del paese più bello del mondo, con la cucina migliore, con le persone più fiche, con la moda più bella. E quando io sono venuto qua ho scoperto che ad esempio la moda cinese è meravigliosa, che la cucina, e ne parleremo nelle prossime puntate, è molto affine alla cucina italiana per molti versi, che la natura è ugualmente bella, che il mare è ugualmente limpido e che si possono fare tante cose anche con i cinesi. E quindi un messaggio di apertura mentale, di esplorazione, prima di tutto esterna, ma questo apre molto la mente, no? Quindi è un viaggio interiore e di evoluzione personale, andare a esplorare altre culture, altre popolazioni, non solo ad Hong Kong, ma tu stai parlando in generale nel mondo, giusto? Sì. È questo il messaggio che tu vuoi lanciare. Antonella, come opportunità, cioè lo svegliarsi ogni mattina e dire innanzitutto grazie che sono vivo, che sono vegeto, che sto bene e che ho di fronte a me le possibilità del mondo intero. Allora, intanto grazie Franco per questo appuntamento, noi ci rivedremo le prossime settimane, ci parlerai di più, andremo ad approfondire un po' Hong Kong, che molto spesso è sconosciuta, le persone non capiscono esattamente dove sia, che tipologia di stato sia, e quindi tu ci accompagnerai in questo viaggio esperienziale. Intanto grazie per essere stato con noi, ci rivediamo prestissimo la prossima settimana. Allora scusami, Antonella, sì. Salutami tutti gli amici di Udine e dintorni del Friuli Venezia Giulia. Buon proseguo di lavoro. Ti staranno sicuramente vedendo. Ecco, io preparerò delle cose succulente per tutti voi e voi farete un meraviglioso viaggio di un quarto d'ora ogni settimana in una città tanto lontana quanto vicina. Perfetto. Okay? A presto allora. Grazie, saluti a tutti. Grazie. Ciao. Grazie ciao, Franco, ciao, grazie. Ciao. E noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con un'altra rubrica emozionante. Non andate via. A tra poco. E ora vi guideremo in un fantastico viaggio nel mondo olfattivo, in un mondo di profumi capaci di stregarci e farci innamorare. E lo faremo con un'esperta, Emma Qualizza, della profumeria Arte Profumo.
piacere, Emma. Peccato che non potremo far spruzzare i profumi e farli sentire, ma li racconteremo sicuramente, anche perché tu... Magari vedremo di organizzarci in qualche piccola dimostrazione. Certo, forse. Certo, con piacere. Emma, tu fin da piccola ti sei appassionata di questo mondo perché eri molto sensibile fin da bambina a tutto quello che erano i profumi delle ciliegie, l'odore del papà che tu ricordi, l'odore dell'amore sul colletto di una camicia, oltre l'odore degli amici. Quindi eri molto sensibile a questo mondo che ti affascinava e hai deciso di seguire il tuo istinto e la tua vocazione in un certo senso, creando qualcosa di davvero particolare. Ci vuoi raccontare com'è nata la tua passione? E noi ricordiamo il negozio di Cividale prima e poi quello di Udine. Allora, premetto che comunque non ho seguito la formazione per naso o quant'altro, quindi la mia passione è pura appassionata della vita, quindi mi piace catturare gli odori e questi in certi momenti mi evocano di nuovo, come si dice, dei ricordi. E iniziando casualmente, possiamo dire, tanti anni fa, approcciandomi al mondo della profumeria, oltre ai profumi ero sempre una grande amante anche di tutto quello che era la cura per la bellezza di noi donne, certo. No? Quindi dai trattamenti ai trucchi, e iniziai facendo consulenze e formazioni nei negozi per alcuni brand. Lì piano piano ho sempre scoperto di più il mondo della profumeria che mi ha proprio catturata a mille. Il negozio di Cividale nasce nel 93 in collaborazione e lì piano piano ho subito sentito di voler proporre comunque qualcosa di differente. Quindi un po' alla volta a Cividale, sperimentando tra brand tradizionali piuttosto che artistici, è arrivato poi il momento e la necessità di evolvermi, no? Quindi di andare avanti nella ricerca di essenze sempre un pochettino più speciali, no? Avevo voglia di nuove emozioni. Nuove emozioni. Quindi apro a Udine ed è un negozio che rispecchia proprio il mio piacere di vivere la tua il mondo della profumeria. Sì. Tra l'altro tu lo sai, oltre ogni giorno quando si passa fuori dal negozio di Emma c'è sempre del profumo, ma non del profumo spruzzato, ma tu posizioni proprio questi incensi profumati, giusto? Non sono incensi, come si chiamano esattamente? Allora, noi utilizziamo il bakor, che sì? È una tradizione araba, per purificare e profumare gli ambienti, esatto. No? E anche per unire ed elevare, ad esempio, in alcuni casi quello che può essere un rapporto, quindi in questo certo. caso un rapporto con i clienti, in modo di poterlo rendere e accoglierli già all'ingresso. E accoglierli all'ingresso già col profumo, stimolandolo assolutamente, però certo. per noi crea proprio un'atmosfera di benessere. E ti è mai capitato qualche cliente che entrava per magari un altro tipo di acquisto, un trucco piuttosto che cosmesi, che ti dicesse no, io non uso il profumo? Sì, succede molte volte il profumo dà fastidio ad alcune persone perché magari troppo sensibili o comunque semplicemente perché non hanno mai avuto la possibilità di sentire dei profumi che fanno un po' la differenza, certo. No? Quindi piano piano io sono convinta che è possibile scoprire delle fragranze anche per chi non le ama o per chi dice di avere fastidio nel sentire perché gli causa mal di testa e quindi proprio ti dice che è allergico e quant'altro. Però facendo una ricerca attenta si possono trovare dei profumi estremamente delicati e piacevoli, non invadenti. Bisogna un attimino fare anche una ricerca su quello che è la persona che certo. hai davanti, quindi capire. E tu che domande fai? Ma fondamentalmente ci piace chiedere che emozioni hanno voglia di vivere, no?
Quindi il profumo può essere più energizzante, più rilassante, più seducente e in base a quello che la cliente può aver bisogno si cerca di fare un percorso alla scoperta di fragranze che possono essere più adatte a loro. E quanto tempo ci vuole per capire, mi esprimo male, ad esempio io spesso sento un profumo dalla Moyette e mi piace, poi provo a spruzzarmelo e ho bisogno di viverci alcune ore, poi dopo non capisco se è adatto a me oppure no. Come bisogna capire se il profumo è il tuo profumo? Devi solo sentirlo tu sul momento, andare in modo istintivo, o devi anche cercare di capire cosa ti dicono gli altri? Perché a volte ci sono delle persone che sentiamo con una scia che è veramente quasi eccessiva, oltre che non piacevole, giusto? È una scelta totalmente personale, o deve essere anche... relazionale? Diciamo che in entrambi i casi, no? Perché comunque puoi scegliere un profumo per te stessa, quindi deve essere un profumo che in quel momento riesce a tirare fuori un po' quello che è il tuo stato d'animo, non dico la personalità, perché la personalità si determina un certo tipo di gusto. Ma poi nei vari momenti dell'anno, della giornata, ci possono essere dei momenti differenti che richiedono emozioni differenti. Chiaro. Quindi un grande naso dice che il guardaroba olfattivo, no? Quindi avere il profumo magari più da mettere la mattina per andare in palestra piuttosto che avere il profumo da cena. Ora, il buon gusto di saper scegliere un profumo più o meno invadente sta nel chi lo indossa. I profumi sono un po' tutti buoni, è difficile dire questo no, questo sì, perché poi è sempre molto soggettivo. Un profumo per qualcuno delicato può essere intenso per qualcun altro, certo. Quindi ognuno di noi ha la propria sensibilità. Abbiamo già una domanda dai telespettatori. Che cosa ne pensa dei profumi unisex? Fondamentalmente il profumo può essere indossato indistintamente tra uomo e donna. Qualsiasi profumo. Che si parli di un fiorito, che si parli di un legnoso. Alcuni hanno una predominanza più femminile, se noi andiamo a parlare di profumo molto fiorito, altri più legnosi e speziati, magari più maschili, però credetemi che è una cosa sempre estremamente soggettiva. Molte donne amano i profumi che virano più nelle notte calde e legnose, o i maschi che comunque riescono ad usare e se sono capaci di indossare una rosa sono super affascinanti. Però è una questione di marketing e cultura anche questo del profumo uomo e donna, quindi per me il profumo è profumo, non è uomo, non è maschile uomo e donna, o femminile. Sì. Infatti mi sembra che è vero, nel tuo laboratorio, diciamo, chiamiamolo così, nel tuo atelier olfattivo, i profumi sono tutti assieme, non c'è una distinzione. Tra l'altro tu ami molto spesso sovrapporli, giusto? Beh, è una grande tendenza di adesso il layering, quindi indossare anche due profumi uno sopra l'altro per renderlo più tuo, per renderlo più esclusivo. È come se tu componessi un profumo mettendo due profumi insieme. Quindi uno se lo può praticamente personalizzare. Cosa ne pensi di chi si fa creare il proprio profumo? È davvero così necessario? Io penso... Ognuno deve seguire il proprio desiderio, no? Quindi se tu hai un desiderio di fare un profumo su misura, è possibile, ci sono dei luoghi dove lo puoi fare ed è una bellissima esperienza. Ora, il tuo profumo, per me, sì, va bene, però mi piacerebbe avere più di un profumo. Come per poter dicevi... esprimere attraverso il profumo il mio stato d'animo, che oltretutto mi dà sempre una grande carica e scelgo proprio il profumo in base alla giornata.
come dicevi prima, appunto un guardaroba olfattivo, quindi esatto. Sia per le stagioni, giusto? Sì. E poi sia per l'occasione della mattinata. Beh, ad dell'occasione esempio, proprio. Che tipo, senza fare nomi, che tipo di profumo hai indossato questa mattina per questa occasione? Che cosa ti sei sentita di indossare? Questa mattina, che è una mattinata che va verso la primavera, quindi hai bisogno di profumi un po' più frizzanti, un po' più energici, soprattutto la mattina. E, ho indossato una fragranza che per me ha una storia particolare, perché comunque la prima volta che lo sentii ebbi proprio un effetto sbagliato. Nel negativo. Senso, che cos'è questa cosa qua? Annusato, sentito per cercare di andare oltre alla nota di testa, e che ha una grande lavanda con un ananas che gira tutto intorno a un bouquet di fiori, e volendo scoprirlo perché mi incuriosiva, anche se all'inizio mi aveva, diciamo, sconvolto, e piano piano per una settimana, continuando a sentirlo perché mi incuriosiva il suo bouquet, come era costruito, e quindi l'idea che aveva il naso creatore creando questo profumo, è diventato mio. Ci ho messo una settimana. Come accade a volte con delle persone, no? Quando conosci dici, no, quello mi sta antipatico. È il e primo poi impatto. Invece si diventa ottimi amici e nasce davvero un amore anche fra amiche, no? A volte. Sì, perché ci sono varie componenti, no? Quindi bisogna aspettare di poterli conoscere un po' tutti. Bisogna essere aperti, no? Lasciarsi molto, andare molto. In questo modo, perché come dice Emma, un profumo va ascoltato. Sì, il profumo può essere un amore alla prima vaporizzata, ci sta, ce ne sono. E ricordiamo sempre che il profumo è fatto come una piramide nella maggior parte sì. dei casi. Poi e magari le note nei di prossimi testa. Appuntamenti spiegheremo un certo. po' la piramide olfattiva, a cosa porre attenzione. Okay. Scusami. E quindi c'è proprio l'evoluzione. In testa sentiamo degli ingredienti che fondamentalmente dopo 10 minuti si fa difficoltà a percepirli, perché sono molto volatili e più leggeri. Per avere un cuore che è quello che ti accompagna, e gli ingredienti di fondo che sono quelli che lasci di scia. E infatti ci ha scritto una telespettatrice, dice, uso da tanti anni lo stesso profumo ma non lo sento più. Sì, è una cosa che accade. Perché non ci sentiamo più il profumo? Che è una questione di chimica, proprio il profumo arriva dritto al nostro cervello senza nessun filtro. E i nostri neuroni ne regolano poi l'effetto di benessere o diciamo meno gradevole. Comunque per il discorso della tenuta il tuo cervello si abitua all'odore e quindi lo archivia. Ecco perché viene consigliato di cambiare abbastanza spesso il profumo, perché proprio ti abitui. Quindi dopo una settimana che porto lo stesso profumo tendo a percepirlo di meno e passo all'altro. E lo mantenendo sempre un guardaroba olfattiva che è il tuo, certo, no? Certo. Da poter giocare durante le giornate. O de toilette o de parfum. A volte troviamo che non siano la stessa, sembrano un altro profumo, giusto? Sì. Quando si cambia. Perché accade questo? Si cambiano le proporzioni. In quantità nei vari ingredienti e cambiano anche le posizioni nella piramide olfattiva. Quindi pur avendo gli stessi ingredienti, il profumo ti rilascia emozioni diverse, perché proprio cambiano di posizione, di concentrazione. Uno de toilette rimane meno ore, uno de parfum persiste un pochettino di più. Quindi 3-4 ore l'eau de toilette, 6-7-8 l'eau de parfum. E ricordiamo anche che Emma ha organizzato nel corso di questi anni degli eventi davvero particolari, dove ha curato i minimi dettagli, di cui magari ricordiamo l'ultimo con il maestro Celiberti, giusto? Che è stato coinvolto attivamente in questo evento. In che modo? Allora, sono molto onorata di poter
di aver avuto l'esperienza con il grande maestro Celiberti, è nata proprio perché arte e profumo, amo mischiare la forma d'arte, perché per me comunque il profumo è arte. E questo abbinamento nasce dalla volontà di unire questi due mondi, no? Abbiamo avuto l'onore anche di avere dei tappi scultura creati dal maestro Celiberti in onore di Daher Bin Daher, che era il nostro ospite, creatore e fondatore Naso, del marchio Naso. E abbiamo avuto modo di veramente passare una serata estremamente piacevole, no? Quindi lui ha creato i tappi scultura in argento o oro, giusto? Sì. Che potevano essere acquistati con la confezione del profumo. No, quello era proprio un omaggio del maestro Celiberti fatto da Che Her. Faceva esclusivamente un tappo esclusivo, uno se vuole, penso che se si rivolge al maestro sicuramente si può fare. Anche questo magari pensato anche per un pubblico importante come potrebbe essere quello medio orientale, no? E le ragazze giovani come si avvicinano ai profumi? Sono più istintive, parlo delle 16enni, 17enni, riescono ad apprezzare, a capire questo tipo di esperienze olfattive che tu proponi, che si discostano un po' dai soliti brand più commerciali e forse anche influenzati da, mi ripeto, da social e quant'altro? Sì, assolutamente. Se approcci una persona giovane che per lo più conosce i profumi di tendenza, rimane molto affascinata. Però dipende molto da chi ti propone il profumo, perché il profumo, come dicevamo prima, va scoperto un po' alla volta e di conseguenza ha bisogno di tempo. È difficile vaporizzare un profumo e farlo immediatamente tuo. Molto è anche la capacità nostra, magari, di saper interpretare la persona al di là di quello che è la sua domanda. Perché molte volte ci ritroviamo ad avere delle richieste di un fiorito, di un ambrato, di un profumo che lascia una scia importante perché deve tenere molto. Però se ascoltiamo e piano piano cerchiamo di fare un percorso, si riesce poi a trovare un profumo che magari è anche diverso da quello che ha chiesto. Qual è la tendenza di quest'anno per la primavera-estate? Cioè i Nasi cosa stanno proponendo? Loro immagino siano sempre all'opera, alla ricerca di alchimie olfattive. Che novità ci sono, senza fare nomi, ma a livello di fragranze? Ce n'è tantissime, dipende molto da quello che è il brand. Se hai a disposizione più brand, è vero che c'è la tendenza, no? Quindi comunque imperversa ancora moltissimo la vaniglia. La vaniglia. Assolutamente. Nel fiore comunque c'è stato negli ultimi anni una grande attenzione sull'iris. La rosa è sempre super attuale, però ogni brand propone la sua emozione. Chi più e chi meno cerca di creare delle nuove emozioni, chi invece rimane in una paletta più classica e propone il profumo magari più elettrizzante adesso con la primavera, fiorita, piuttosto che un pochettino più verde. E per chi magari in primavera, ahimè, soffre di allergie stagionali, esiste un profumo che si discosti un po' da tutta questa fioritura e queste graminacee che fanno soffrire queste persone e che quindi possono indossare con serenità, senza grossi problemi? Forse torniamo alla mirra, alle note più calde, più legnose. Non lo so, chiedo a te. La vaniglia in primis non è fiorita, quindi anzi accontenta un grande pubblico, perché comunque è un caldo abbraccio, quindi un profumo più caldo e calma, calmante, più anche rilassante, e ti mette in uno stato d'animo sicuramente. Con il discorso dell'allergia ai pollini o comunque quello che possono essere in primavera queste fastidiose allergie,
il profumo non incide, non credo che se mettiamo un profumo più fiorito, più verde, diventa un qualcosa che non... No, certo, assolutamente. Però dipende sempre dal tuo momento ed è estremamente soggettivo. E della sensibilità della persona. E poi appunto ricordiamo una introspezione anche in questo senso, quando ci avviciniamo alla ricerca del nostro profumo per quel determinato momento, come diceva, e non un unico profumo per tutte le stagioni e tutta la giornata. Allora, io ti ringrazio per queste belle informazioni che ci hai dato oggi, ci rivedremo sicuramente molto nelle volentieri. Prossime settimane e andremo magari un po' più sul tecnico spiegando come sceglierlo, no? Un come profumo. Come sceglierlo, come indossarlo. Esatto, e quali sono proprio gli aspetti cercare della piramide. Cercare di andare un po' oltre a quello che mi piace il profumo così certo. O là, quindi sperimenteremo. Molto bene, che a noi piace sempre sperimentare il tema della nostra trasmissione. Allora molto avete visto, bene. Grazie Emma, grazie per essere grazie stata con noi. Grazie Antonella. Anche oggi tantissimi ospiti che ci hanno dato delle informazioni su cosa fare nel weekend, abbiamo parlato di viaggi lontani e di profumi. A me non resta che ringraziarvi per questa settimana che avete passato assieme a me, siamo stati davvero felici di potervi accontentare nella richiesta di queste rubriche che ci avevate fatto, avete scritto in tantissimi, continuate a farlo. Noi ci rivediamo lunedì sempre alle 10, sempre su TV, su TV12. Io vi auguro un buon weekend e arrivederci alla prossima settimana.